chiama Pachamama ed ha in sé l'idea di una estate festosa, libera e gay friendly. Negli spazi del Lido Spiaggia Verde tra Trani e Barletta esplodono fuochi d'artificio per annunciare una stagione di divertimento. Abbiamo voluto creare questa nuova situazione nella BAT, è nata come un gioco, realmente un gioco, perché comunque la BAT era una terra che alla fine stava morendo, aveva bisogno di vivere veramente un mondo di tanti colori. È un posto ideale per passarci sia il giorno, la spiaggia, ma anche la sera. C'è l'aria dolce, siamo lontani dalle luci e infatti è per questo che abbiamo deciso di accogliere il progetto Pachamama, che è un progetto molto bello, molto divertente ed è anche un progetto del territorio. Pachamama significa madre terra ed è da questo luogo, di fronte al mare, che deve partire il nuovo corso del divertimento nella BAT. Pachamama vuol dire, oltre che madre terra, è dea della fertilità. Quindi qualcosa che dona una piacevole sensazione. Questo ci piace perché noi vogliamo coinvolgere la gente, i ragazzi e farli divertire e stare bene. Abbiamo il mare, abbiamo la terra, abbiamo il cibo buono, perché a volte dobbiamo andare dappertutto, espanderci, invece no, non ci manca niente. Restiamo qui a Barletta, tra Barletta e Trani, in questa località stupenda che si chiama il Pachamama e devo dire che siamo veramente in tanti e abbiamo iniziato veramente col botto, alla grande. Tanti ospiti per la prima serata e tanti ne verranno per l'intera bella stagione. Io sono contemporaneamente con una tournée circense, con degli amici che conosco praticamente da sempre, di cui stasera con noi c'è Monique, che è un artista ha fatto Tussi Kevales, Moulin Rouge, Rideau de Paris. È una delle più grandi acrobate aeree. In confronto io sono ancora un allievo. E poi sto girando un altro film per Vanzina e riprenderemo dentro un teatro tenda con degli spettacoli di cabaret che abbiamo iniziato con Colorado. Ma soprattutto ci vogliamo divertire e, come dice lo slogan del Pachamama, vogliamo essere i protagonisti dell'estate 2018. È una serata fantastica per me e sono contentissima di partecipare con Enzo e tutto lo staff, perché è una serata bellissima e mi auguro che tutta l'estate sia fortunata per loro e anche per noi. Tanto divertimento con un pensiero da dedicare anche all'attivismo per i diritti LGBT. A Barletta il 16 giugno il Gay Pride, che ovviamente è una manifestazione che tutti vogliono e parteciperanno in tanti.